Buongiorno, oggi ci troviamo vicino al campeggio qui in Valmalene. Iniziamo a salire per la Val Tolva. Oggi siamo un po' più numerosi del solito, a dire la verità. Come vedete abbiamo Lucrezia, Simone, Gianluca, Andrea e Andrea. Siamo un sacco. La salita inizia su una strada inizialmente asfaltata, che poi diventerà una strada forestale fino a quasi raggiungere il laghetto. Al bivio, dopodiché noi saliremo lungo la strada per un altro po' prima di infilarci su in quella valle, ma adesso facciamo una piccola deviazione. Siamo qui vicino al rifugio Salva, questo qua, e c'è copertura telefonica, a dire il vero. Sorprendentemente fino a qui c'è una debole ricezione del segnale, quindi buono. L'acqua, come avete visto, non manca, da queste parti è abbondante. Andiamo a vedere se riesco a mostrarvi il bivacco. Questa qui è la baita del pastore. Qui sono i ragazzi che salgono. Qui c'è una Lucrezia. E qui il rifugio Talva. Per arrivare qua sopra al rifugio Talva ci si mette un'ora e mezzo, forse con un po' di più calma. Il sentiero, come avete visto, è tutto quanto su strada. Una volta arrivati qui su, come potete vedere, c'è l'acqua e la postazione barbecue e delle bellissime panche. Questa dovrebbe essere la legnaia, anche se adesso è un po' sguarnita. Questo è il bivacco. Come vedete c'è una stufa, un camino. Entrambe queste due soluzioni io me le ricordo molto molto fumose, ma magari erano sistemate nel corso del tempo. Andando qua di sopra abbiamo il locale notte, che così ci sono, quanti sono? 4 e 4, 8 letti. Davvero un bel bivacco, una bella struttura ricettiva. Ovviamente adesso, causa Covid, non ci si può prenotare. Magari quando le cose si sistemeranno è un bel posto. Questo bivacco, come avete visto, è molto bello, può ospitare comodamente 8 persone, ci sono le panche, c'è l'acqua, davvero un bellissimo appoggio qui nella Val Tolva. E la copertura telefonica, mi dicevano prima che giù nel fondovalle non è proprio così buona, mentre invece qua sopra, appena arrivati qui nell'alpeggio, c'è un buon segnale, anche Instagram va veloce. Vero? Ora riprendiamo la nostra salita verso il laghetto degli Asini. Dopo aver camminato un po' lungo la valle, abbiamo la possibilità di vedere il primo affioramento della giornata. Questo. Come vedete, le rocce sono diverse. Non è il solito porfido del Lago Rai. Queste rocce qui sono dei granitoidi. Del granito, in particolar modo, abbiamo delle rocce con dei cristalli molto più grossi e facilmente apprezzabili rispetto al porfido, e come vedete questa è una roccia diversa, ha una storia molto diversa. Nonostante l'età sia molto simile a quella dei porfidi che troviamo dall'altra parte nel Lago Rai, qui abbiamo del granito. Sono delle rocce magmatiche intrusive che si sono formate con un lento raffreddamento del magma e di conseguenza una maggiore evoluzione di questo, e quindi una cristallizzazione in forma molto più evidente. Come possiamo vedere, il granito è caratterizzato prevalentemente da tre tipi di minerali. Abbiamo i felspati, abbiamo il quarzo
e abbiamo anche la biotite, che fa parte dei femici. Non c'è solo la biotite nella porzione più scura, ma comunque è il minerale prevalente. Io ci passerei la giornata. Occhio. Abbiamo dei nuovi amici che ci accompagnano. E viene con noi. Non so. Qui direi che la segnaletica non manca, è tutto molto chiaramente comprensibile. Ci dicono che da qui al Lago degli Asini mancano ancora 40 minuti. Segnato benissimo, non ci si perde. Ora ci siamo staccati dalla strada forestale che ci ha accompagnato in buona parte della salita. Percorreremo l'ultimo pezzo su sentiero per una quarantina di minuti, che dovrebbe avere una bella pendenza, perché caldo. Siamo arrivati al laghetto degli Asini, guardate che bello, acqua cristallina, posto per la tenda, un posto davvero favoloso. Abbiamo piantato le tende. Appena rientrati qui lungo questa piccola contropendenza, la copertura telefonica sparisce. Basta tornare lì in dove c'è la Lucrezia, nel sentiero che si affaccia verso valle, e ritorna la copertura telefonica. Proprio l'unico angolo senza campo che c'è. Volta non siamo andati ultra light perché qui abbiamo delle polente, qui abbiamo la carne, qui c'è un bellissimo fuoco. Non ci credi neanche tu, no, ma sai che contenuto per me? Mi sa che non ce n'è stata. Questa è un'uscita seria. Ok, non è vegan ok questo video. Abbiamo Simone che cerca di infilare tutto quanto sul fuoco alla prima ondata. Però no, scarsi risultati. Beh, ma poi abbiamo anche la polenta, dai. Ah sì, il coltellone. Ecco là il succo d'uva abbinato a un ricco pasto. Una gran figata.
Ragazzi, buonanotte. Buonanotte.